Le incantevoli ville storiche e la presenza di importanti edifici sacri caratterizzano il territorio di Basiliano e delle sue frazioni. Intanto vi ringrazio di essere intervenuti e di avermi proposto questa intervista. Il comune di Basiliano è un comune che è situato nel territorio del Medio Friuli ed è il secondo comune del Medio Friuli per ampiezza e per abitanti. Si sviluppa su 4.500 circa ettari e ad oggi ha una popolazione di circa 5.400 abitanti. Vista la sua superficie ampia, si dispone praticamente con 7 frazioni. Basiliano è il capoluogo, Basaglia Penta, Villa Orba, Vissandone, Variano, Orgnano e Blessano. I centri maggiori è Basiliano, perché come capoluogo sono circa 1.500 abitanti, le altre frazioni si attestano a circa 800-900 abitanti per Variano e Blessano, le altre frazioni sono sull'ordine dei 500-600 abitanti. Una delle location più affascinanti del borgo è sicuramente Villa Zamparo, un'antica residenza signorile che oggi ospita la Biblioteca Civica di Basiliano, aperta a grandi e piccini, è il luogo ideale per abbinare studio, cultura e divertimento. Uno dei percorsi turistici più interessanti tra i tanti che si snodano tra Basiliano e le sue frazioni è senza dubbio quello riguardante la rivalorizzazione delle numerose chiesette votive. Alla frazione Variano incontriamo l'edificio sacro più importante del comune, la chiesa di San Leonardo. Di imprecisata origine storica, è posta su un caratteristico colle. L'interno della chiesa presenta numerosi affreschi risalenti al XVI secolo, opera di un pittore popolare vicino ai modi di Giampaolo Tanner. Molto suggestiva la chiesetta di San Marco, di origine alto-medievale, è caratterizzata dalla presenza di lacerti di cicli di affreschi realizzati tra il XII e il XV secolo. Le caratteristiche frazioni di Basiliano, come quella di Orgnano, risalente ai tempi dell'antica Roma come parte dell'entroterra della città di Aquileia, attraverso i loro centri storici permettono al visitatore di immergersi in un'atmosfera magica e atemporale. Lo dimostra la presenza sul territorio comunale dell'Osteria della Signora Alme, premiata dalla regione come locale antico meglio conservato dell'intera regione, una tradizione che si rinnova ormai da 4 generazioni, un modo unico per ribadire la grandezza dell'amore per le piccole cose. L'aspetto turistico del territorio di Basiliano, che è praticamente connesso nel tessuto del Medio Friuli, è legato soprattutto ad un progetto che il comune di Basiliano, assieme appunto agli altri 11 comuni dell'Assemblea dei Sindaci, che è configurata nel contesto del Medio Friuli, sta portando avanti con tematiche legate appunto quelle che sono la rivisitazione, la conoscenza del territorio in sé, con percorsi ciclabili, con indirizzi enogastronomici e riscoperta di quelle che sono le peculiarità legate un po' alle chiesette votive, alle frazioni stesse, e qui nella fattispecie appunto a Basiliano può innescarsi quello che è stato l'intervento, un importante intervento chiuso nel 2008, che è il recupero del borgo rurale di Orgnano. È stata un po' una scommessa legata
a un finanziamento dell'obiettivo 2 comunitario che ha stanziato 1 milione di euro e l'amministrazione comunale ha appunto trovato una partnership privata per promuovere quella che è l'attività ricettiva nel territorio, che ne è un po' scoperto, e da lì è nata questa appunto sinergia con quello che poi oggi si chiama il Marangon, che è un bed and breakfast importante, un intervento molto curato che nel contesto del borgo rurale ha valorizzato non poco quello che è la frazione di Orniano, che da momenti difficili in passato oggi ha potuto trovare una rivitalizzazione importante.